Ciao a tutti! Oggi faremo qualcosa di speciale in un modo tutto nuovo. Sio ha scritto che cosa faremo mentre io ho scritto con cosa lo faremo. Iniziamo decidendo cosa fare. Sarà... saranno i personaggi di Encanto. Sbrigati, Sio, prendi il biglietto dalla mia scatola. Ok, ok, e li faremo con... della carta, fantastico. Beh, speravo in qualcosa di più interessante. Sammy, credimi, anche la carta sarà fantastica, te lo mostro subito. Ok, ehi, aspettami. Bentrovati di nuovo. Oggi disegneremo alcuni personaggi di Encanto. Cominciamo con Mirabelle. In fondo è l'eroina principale, giusto? Sono noiosi, mi piacerebbe poter dipingere con il gelato. Nella mia scatola c'era un'opzione simile. Dici sul serio? Nessuno l'ha mai fatto prima. E a quanto pare nessuno lo farà. Ok, vorrà dire che lo mangerò. Buon appetito. Torniamo a noi, mi ero distratta. Mirabelle ha bisogno di un po' di vestiti. Vi mostrerò come faremo gli stencil con l'aiuto della luce. Avete mai visto qualcosa di simile? Roger l'ha fatto tutto per me. Wow, e non me l'hai detto! Avete dei segreti? Come avete potuto? Ok, abbiamo ritagliato tutto. Adesso ci serve della carta colorata. Posso aiutarti? Ho un'ampia scelta qui. Wow, adoro questo colore! E anche questo. Il resto non ci serve. Io mi occupo del modello superiore. Tu ti occupi della gonna? Certo, sono il miglior sarto in circolazione. Ah sì? Ma che stai dicendo? Beh, in questo caso allora difenditi! Ah, ma come hai osato sfidarmi? Ok, e il vestito per Mirabelle è pronto. Facciamoglielo indossare. È solo che, per quanto mi riguarda, i suoi vestiti mancano ancora un paio di dettagli. So cos'altro aggiungere al vestito, fatti da parte. Ora applicherò un po' di colla. Susie, vai a prendere i brillantini. Signor, sì signore, li ho sempre pronti. No, Sio, ne hai versati troppi. Oh, Sammy, questa tua attenzione ai dettagli più piccoli è incredibile. Il vestito le sta benissimo, ma ora ha bisogno anche di un bel paio di scarpe. Piano, piano, e Susan dovrebbe avere anche dei gioielli, perline, orecchini. Esatto, ma i tuoi gioielli non vanno bene per la nostra Mirabelle. Questi sono quelli giusti, hop. Non capisco, Sio, Mirabelle non riuscirà a vedere nulla, hai dimenticato i suoi occhiali. Non li ho dimenticati, li ho tenuti per ultimi, guarda. E abbiamo fatto, il nostro primo personaggio di Encanto è pronto, ragazzi. Dateci un pollice in su se vi piace. Dobbiamo ancora creare altri personaggi, Sio. Ogni tuo desiderio, chi è il prossimo? Oh, che figata, è Dolores. Peccato che non abbia il suo stesso udito. Per Dolores useremo un materiale diverso. Non ti arrendi, eh? Dammi un paio di secondi e ti mostrerò la Super Saiyan Dolores. Oh, è un peccato che le immagini con la sabbia non rimangano a lungo, accidenti. L'idea era grandiosa, la prossima volta lo facciamo insieme. Ok. Adesso troviamo gli stencil per i suoi vestiti, eccoli. A proposito delle scorte enormi di carta colorata qui. Grazie, credo che queste due cose stiano benissimo insieme. Dobbiamo solo ritagliarle, hop, così va meglio. Incolliamole sul nostro modello. Oh, avevo ragione, il vestito è fantastico. Molto alla moda. Oh, la mia feta, cos'è questo rumore? Vado a vedere, restate con noi, amici. Eccomi. È stato Sammy a fare quel rumore, lui e Barbie non riuscivano a mettersi d'accordo. Perché Barbie non voleva condividere le scarpe con Dolores? Davvero? Strano, non è mai stata avida. A quanto pare volevi prendere il suo paio preferito. Sam, ridammi le mie scarpe, non posso andare a una festa senza...
Ridiamole le sue scarpe, non vanno bene per Dolores, su. Oh, bene, ci ho provato con tutte le mie forze, che facciamo? Ho già fatto delle scarpe per lei. Si adattano perfettamente al look. Le incolleremo e decoreremo un po'. Qualche idea su come fare? Certo, guarda quanta roba ho, puoi scegliere qualsiasi cosa. Oh, fantastico, magari coloriamo anche te, che dici? Aiuto, mi stanno decorando. Sammy, stavo solo scherzando. Interessante, Dolores dice di aver sentito qualcosa. Ah, questo è troppo, un altro un po' qui. Sarà veramente bella. Ah, Sammy sta preparando di nuovo qualcosa, intanto mi occupo di Isabella. Sammy, fa attenzione. Oh, ho finito la mia creazione. Scusa Sammy, ma potresti dirmi di che si tratta? Non capisci, si è Isabella. Ma sembra diversa. Beh, come vuoi. Non ti arrabbiare, faremo insieme una bella Isabella di carta, vedrai. Disegnavi, ho preso qualche vestito qui. Vediamo. Oh, lo stencil. Quindi stavolta ti fidi di me per quanto riguarda il colore. Ho scelto il rosa. Proviamo. È come se mancasse qualcosa. So io cosa, un cappotto che ho già fatto. Ottimo, Sammy. Sono proprio bravo. Wow, le sta benissimo. Te l'ho detto, insieme facciamo faville. Disegniamo soltanto le scarpe adesso. E poi faremo il make-up. Quindi ti servono i cosmetici? No, no, Sammy, mi sono espressa male. Volevo dire un leggero ritocco con i brillantini. Guarda come viene bene. Ok, allora questo lo riprendo. No, no, aspetta. Mi serve uno smalto per unghie. Ah, un secondo, ecco, prendilo. Grazie. Sistemo questo effetto con dello smalto. Sarà perfetto. Alla nostra Isabella manca una collana. Posso farla io? Un girocollo, fantastico. Aggiungiamo questo ciondolo di strass. Voglio rendere Isabella ancora più colorata. Aggiungiamo una ciocca viola ai suoi capelli. E se aggiungessimo un fiore, non c'è Isabella senza un fiore. Ottima idea, ma questo non va bene, è troppo grande. Oh beh. Tranquillo, ho quello giusto. Allora potrebbe coltivare un fiore in questo vaso. Ah, smettila di scherzare. Isabella è di carta e il vaso è vero. Sammy, torna qui, è ora di fare Luisa. Porta questo vasetto fuori. Io sono forte come Luisa, lo porto facilmente. Sammy, ti prego, sta attento, sono sempre in pensiero per te. Fai solo quello che riesci a fare con facilità e naturalezza, ok? Io sono Sam Magnific, sono un fantastico stilista. Oh, no, no, non è quello, no, perché non riesco a fare niente. Sammy, non dire così, sei lo stilista numero uno. E questi però dobbiamo stirarli, vedi? Stirare? Sono bravissimo, fate largo. Adesso stiro tutto. Meglio così? Certo, Sammy, grazie. Scegliamo i colori adesso per ogni elemento. Penso che si debba fare così. Che ne pensi? Sì, hai fatto di nuovo confusione, ma tranquilla, sistemo tutto. Oh, fantastico, grazie. Ora incolleremo questo bomber. Aspetta, non è pronto, non incollarlo. Lo so, Sammy, stavo scherzando. Prima lo decoriamo, certo. Mi hai spaventato, pensavo che il mio disegno sarebbe andato sprecato. Guarda com'è bello, non mi dispiacerebbe vestirmi così. Ma non abbiamo finito, con un paio di scarpe il suo look sarà meraviglioso. Mi spiace, non posso farci niente, voglio aggiungere altri dettagli, Sammy. Quando ci sei tu mi viene un'ispirazione incredibile. Che proverai le mie idee. Ah, certo, sono io che ti ho istruito. Bene, 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 aggiungiamo altri brillantini. Sì, sì, molto bene, ancora più brillantini, sempre di più. Così. Un'altra eroina di Encanto è pronta. Mi piace molto il risultato. Vediamo che altro hai scelto per oggi. Oh, Peppa, fantastico.
Comincia senza di me, voglio provare a lavorare a maglia con questo. Immagino che nella tua scatola ci fosse un pezzo di carta con la parola filato. Sì, qualcosa è andato storto. Tranquillo, ti aiuto. Ah, forse possiamo fare un vestito a maglia per lei? Che ne dici? Sammy, ho già tutto pronto, facciamo a meno del filato, su. Guarda, facciamo il top dorato e la gonna sarà rosa. Fantastico, gli stivali dorati sono perfetti in questo caso. E il gioco è fatto. E se a Peppa non piacesse l'outfit e si vendicasse con un temporale, sono pronta a tutto. Spero di poterla accontentare. Mi assicuro di aggiungere qualche fiore al suo top così. Siu, fammi finire il look di Peppa, lasciami lavorare per favore. Lanciamo una moneta, ok? Testa lo fai tu, croce io. Ah, la prossima volta userò una moneta incantata e vincerò di sicuro. Non aspettiamo la prossima volta, su, finiamo Peppa insieme, dai. Bene, tutte le nostre ragazze in canto sono pronte. Diamo loro un'occhiata. Su! Bene, niente più carta. Oh, che ci fai qui, Sammy? Beh, sto solo scrivendo qualcosa, è così. Ma dove sei stata? Ho mostrato il mio lavoro a Roger, che è rimasto impressionato. Questo cos'è? Cemento, foglie, acqua piovana, ma che significa? L'elenco dei materiali per le prossime creazioni. Ti stai preparando, eh? Beh, sì. Allora aggiungerò anch'io qualcosa alla lista. Amici, restate con noi. Ciao, ciao. A presto, ciao.